Giornata di festa martedì scorso alla scuola primaria Luigi Marra di Serra Sant'Abbondio. Nel pomeriggio è stato inaugurato un nuovo laboratorio multimediale grazie alla collaborazione tra l'Istituto Scolastico Binotti e la Onlus Ruralità e Solidarietà della Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche. Come spiegato dal presidente della Onlus, Mariano Nozzi, il progetto rientra nel programma 2022 e comprende in totale 4 aule multimediali donate da altrettanti plessi scolastici. Che cosa comprende l'aula multimediale? Quali sono gli oggetti all'interno che aiuteranno i ragazzi, i bambini a studiare? Oltre alla lavagna, chiamiamolo così, il televisore, insomma, multimediale, che ha svariate funzioni, altamente tecnologico, abbiamo donato 10 tablet che si collegano naturalmente al televisore, più una webcam a cui io do un particolare valore. Insomma, come dicevo ai ragazzi prima, è un modo per comunicare anche all'interno, mentre il resto dell'aula permette di magari studiare, acquisire conoscenze e quant'altro. La webcam, dicevo loro, volete fare un telegiornale della vostra realtà, potete farla e comunicare con il mondo intero, insomma, mi sembra una bella cosa. Il progetto, ha poi aggiunto il consigliere Gianfranco Santi, nasce dalla volontà della CIA di Marche, Umbria e Abruzzo di costituire una Onlus del terzo settore sostenuta dalle donazioni del 5 per 1000. L'obiettivo è quello di sostenere le aree interne, montane o rurali, ha affermato Santi, per cercare di alleviare le difficoltà che si riscontrano dal punto di vista logistico e dei servizi. Abbiamo pensato in queste tre regioni, per ogni scuola, di riuscire a donare un'aula multimediale che possa dare agli ragazzini che abitano in queste particolari aree interne più disagiate gli elementi necessari per poter essere al pari degli altri ragazzini che abitano in città. Come facciamo tutta una serie di azioni rivolte agli anziani, a quelli che vivono soli proprio in queste aree che non sono servite come dovrebbero dalla pubblica amministrazione, per poter dare alle stesse, come dire, opportunità che riguardano la salute, ma che riguardano anche e soprattutto il sociale, quindi si interviene in diversi campi. Questo è il nostro modo di fare. Ogni anno abbiamo piccole somme da dover spendere e continueremo ad operare in modo particolare per queste aree più disagiate, che nel nostro statuto è la nostra finalità, cercare di dare a tutti le opportunità per stare al pari con quelle che sono, diciamo, le aree territoriali più servite, più avanzate del nostro territorio nazionale. Questo splendido regalo, ha commentato il sindaco Caverni, offre un metodo alternativo di apprendimento e serve ad aumentare la capacità dei ragazzi di risolvere problemi e affrontare nuove sfide tecnologiche. Sì, ho detto ai bambini, ci ho tenuto a precisare che tutte le tecnologie del mondo non risolvono i problemi se non siamo capaci di utilizzare quello, l'hardware che più importante che abbiamo, che è il nostro cervello. Deve essere allenato come tutte le cose, quindi è importante appunto fare i compiti, studiare, esercitarsi e sfruttare appieno le possibilità che danno sia gli insegnanti, sia appunto, ecco, queste iniziative benefiche di questi nostri amici che ci hanno regalato questa importante aula multimediale. Orgogliosa anche la dirigente scolastica, che ha elencato alcune delle numerose strumentazioni utili, ha detto, per poter comunicare maggiormente con l'esterno, con altri territori e poter immaginare un futuro migliore. Un futuro che comunque possa garantir loro sicuramente la consapevolezza di abitare un territorio con grandi risorse che loro stessi rappresentano, ma anche in cui occorre naturalmente coraggio per poter sfidare, insomma, anche determinati limiti che comunque questo territorio impone.